di Serie B1. Attenzione a Peluso, attacco di Lugli, la copertura di Marc, il miracolo, attenzione di Vinciarelli, applausi per lei, costruisce, spacca la rotella, attenzione a Peluso, Bottiglione non trova la conclusione, arriva ancora Ronconi e il muro perentorio di Genangeli, 17-22, e qui respira fiata ancora la squadra di Montemurro. Bel muro di Genangeli, un applauso a Vinciarelli che è venuto a prendere una palla impossibile vicino alla nostra postazione, molto brava a rialzarsi. Bene, nonostante il 22-16 o 22-17, questi ragazzi ci credono, l'intensità è sempre molto alta, quindi un bello spettacolo. 22-17 il punteggio di questa partita davvero effervescente, al servizio ancora Genangeli, riceve Cozzi come può, poi l'attacco dal centro di Crema non passa, ancora l'attacco adesso di Natale Serena, c'è Peluso in copertura, Genangeli in bacche dall'altra parte, non può nulla Lugli, e poi di prima intenzione va a segno il tapin vincente, il Crema volley per il 23-17. Sospiro di sollievo, sorriso per Leo Barbieri in panchina, 23-17, 6 punti il vantaggio di Crema in questo finale di match, un vantaggio considerevole, Mauro. Certo. C'è adesso Serena al servizio, Spassova, poi Peluso, invenzione, anzi no, Lugli dall'altra parte, attenzione a Ronconi, Drozzina per Diana Mark, questa volta l'attacco è decisamente fuori, 23 Crema volley, 18 per la squadra di Ciccio Montemurro. Non bisogna mollare, non bisogna mollare, la partita c'è ancora, le ragazze di Crema adesso è probabile anche che tirino un attimo i remi in barca, adesso la Mark ha sbagliato una palla che non andava sbagliata, soprattutto perché era alzata molto lontana da rete. Adesso errore in difesa di Caralius. Questo è un brutto, errore. 18 e Crema Volley ha ben 6 match goal per conquistare la finale della Coppa Italia di Serie B1. Andiamo a seguire insieme tamburi in tribuna di incitamento per la squadra di Leo Barbieri. Al servizio Vinciarelli. Riceve Spassova, poi Peluso per Bottiglione. E va a segno, annullato il primo di 6 match ball con Bottiglione, 19-24 il parziale, sempre per Crema Volley. Mauro, si vede di rado un centrale difendere come sta difendendo Vinciarelli, che è anche andata su questo pallonetto che era veramente fatto molto bene, comunque non l'ha lasciato cadere a terra. Lugli al servizio, riceve alta Cozzi, poi Drozzina per Marche, il lavoro di contenimento, ancora Spaccarotella, poi Peluso chiama l'azione con Spassova, la difesa da Bicher di Cozzi, ancora Crema che si salva, attenzione a Marca, prova l'invenzione, c'è Spaccarotella, poi Peluso, invenzione, sotto rete si gioca, ancora lì la palla che ballonzola, poi Drozzina alza, Campanile, c'è il palleggio di Lugli, ancora Peluso, attacco di Bottiglione che non passa, palla match per Diana Marca, il muro di Frigor Canne, ancora Ronconi, ricostruisce Caralius, poi Peluso si affida a Spassova e va a segno Tony Spassova per il 20-24. C'è Frigor Canne. Beh, c'è, infatti, ripeto, guai mollare, lo sa bene Leo Barbieri che chiama timeout in questo momento perché non c'è. Che scotta fra le mani di. A chi la diamo questa palla dalla parte di Crema? Secondo me alla Marca. Sezione di Natalia Serena, attacco adesso di Pisani, il muro vincente di Tony Spassova, 21-24. Buon muro. Attenzione, Tony Spassova, l'abbiamo chiamato questo muro, e dunque soli 3 punti adesso dividono quella di Montemurro dal Crema Volley. Attenzione perché Crema ha il match servito dall'errore di Corallo al servizio, fanno festa le giocatrici della Crema Volley a centrocampo per il 25-21. C'è la stretta di mano sportivissima adesso a bordo campo, e dunque noi in questo momento andremo